Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Questo è un video haul di Shane, che a voi piace sempre tantissimo. Spero che vi piaccia anche questo. È uno dei video a cui reagite sempre molto. Scusate le unghie, le devo andare a rifare, c'è una ricrescita allucinante. Allora, premessa, sono tre pacchi. Uno l'ho già aperto perché è arrivato con della roba di mia mamma settimana scorsa. In realtà l'avevo ordinato dopo questo che è arrivato ieri, ma non so perché è arrivato prima. Uno è arrivato ieri appunto e l'altro deve ancora arrivare, quindi quello che deve ancora arrivare lo aggiungerò dopo. Allora, quello che ho ordinato, la roba con mia mamma, ho comprato due cosine. In realtà ho comprato questi, che ora ho detto non li utilizzo fin quando non li faccio vedere nel video. Ora li utilizzerò veramente, servono per la borsa. Teoricamente sono per, non mi ricordo, vabbè, forse no, non erano per gli assorbenti, erano per comunque qualcosa del genere. Sono fatti così, ecco, e è molto grande. Quindi io pensavo in realtà, tipo, in questo qui di metterci tipo gli assorbenti e le medicine. E perché tanto io non è che mi porto dietro chissà quante medicine, però vabbè. E poi invece in questo, che è identico, vabbè, non lo so neanche ad aprire, di metterci le mascherine, perché uno dirà: perché le mascherine? Siamo il 22, siamo al 22 maggio 2023, nessuno usa più le mascherine. Avete ragione, ma io vado all'ASL almeno una volta a settimana, se non due, se non di più, se devo fare delle visite. E lì sfortunatamente ancora la scena che ti metti la mascherina quando entri lo devi fare. E poi ho ordinato questo, che anche questo non l'ho mai utilizzato. È arrivato verde, c'era la possibilità che arrivasse verde o rosa, ovviamente mi è arrivato verde. Ed è questo, che è un porta cuffie. Cuffiette, cioè ci mettete le cuffiette dentro e quando le mettete in borsa almeno non si spargono. Ora però mia mamma l'altro giorno stava cercando di capire come potesse funzionare questa cosa, ma scusate, la porta si è aperta, sì, perché mio padre è uscito di casa. Non è che io abbia ben capito come funziona. Ah, forse tipo così. E poi va messo. No, non ho capito. Ah, così? Forse no. Vabbè, ci studierò, ecco. Comunque anche solo così va bene, ecco. Anche perché non credo che si apra. Al massimo ho speso 2 euro. Ok, poi. Scusate, passiamo al pacco. Allora, qui. Moroni, sì, è il mio cognome. Qui ci sono sicuramente le maglie per il tirocinio, quelle che dovrebbero essere veramente magliette per il tirocinio. E forse una cosa, non mi ricordo se avevo ordinato anche una cosa non tirocinio o solo tirocinio, non mi ricordo. Ok, ma che poi in realtà uno dice anche una maglietta così credo che vada bene per il tirocinio, è nera con questo cosino qua, non è che sia niente di che. Però ho detto magari se prendiamo delle cose un po' più professional. E sì, ok, va bene. Allora, l'ultima, ho visto benissimo che non è da tirocinio, cioè è una maglietta normale con una scritta, ma non è certo da tirocinio. Quindi mi provo la prima maglietta. Ok, questa è una maglietta un po' piccola, forse non so per quale motivo, è la mia taglia. Cos'è? 2XL, sì, è la mia taglia. E anzi, a volte mi stanno anche larghe, non lo so, un po' piccina. Vabbè, fa niente, è una maglietta classica, normalissima, l'importante è che non sia stretta qua e un po' trasparente, quindi magari ci metto un reggiseno bianco sotto invece che questo, che è tipo blu, grigio blu, non so che colore sia definito. Questa, se devo darci un voto, 5,5, che non è che mi faccia impazzire, ma per il tirocinio va più che bene. Puzza da matti, ma a quello rimedieremo. Odio quando non schiaccio. Ora schiaccio davvero. Ok, questa è l'altra maglietta. Questa la taglia è giusta. Cioè, fosse stata leggermente più larga qua, ma secondo me va benissimo. Anche le maniche sono più lunghe. Questa è un po' più carina. Cioè, a me fanno un po' schifo. Però se devo andare a tirocinio, un minimo di eleganza, o come si dice, io andrei così a tirocinio, con le scarpe da ginnastica ovviamente. Voto 6,5. Ok. E questa è larga, cioè qua no, va anche bene, ma
È un po' larga qua. Non mi ricordo se era il modello. Ah sì, è il modello che è così. Niente, non ho capito proprio un cazzo io. Questa... 7, 6 e mezzo. Cioè io non mi vestirei mai così. Sono molto triste. Cioè, il vestito a parte che spero che non sia scollato. Cioè, non so se non si vede niente. E... mi fa sentire male questo, questo haul. Allora, questa è data la tartaruga. E l'ultima maglietta del tirocinio, poi c'è quell'altra che non c'entra nulla. Allora, questi è carta pesta, giuro, oppure comunque materiale super infiammabile. Però è quella che mi piace di più. Cioè, questa è quella che forse rientra più nel mio stile da come si dice, da... Oddio, non credo che una stile sociale in tribunale sia così, ma onestamente, se me ne frega. Cioè, va bene tutto, però non è che posso diventare un'altra persona per il lavoro. Cioè, oddio, forse sì, ma io non sto lavorando, non vengo pagata, ma anche no, vengo sfruttata. Quindi va bene così. E ora vi faccio vedere l'ultima maglietta, che spero che sia bella, che infatti non è per il tirocinio. E poi nulla. Ah, voto a questa 7 e mezzo, questo ce lo posso dare. Ok, raga. It's not me, it's you. Questa frase mi rappresenta molto, ed è anche il titolo del secondo album di Lily Allen, quindi diciamo che mi ha conquistata. Non è cotone, neanche morto, ma mi piace molto ed è un pochino stretta qua. Però fa niente, me la metto e la indosso con molto orgoglio. E voto 8 e mezzo. Perché la stampa è carina, ma la maglietta fa schifo. Quindi, bene, questo ordine è stato tirato su da questa maglietta. E, nulla, ora mi siedo e vi dico che ci vediamo al prossimo pacchetto. Ok, è arrivato l'ultimo pacco che aspettavo da Shane. Ora non ne aspetto più, per ora. Ora, oggi 2 giugno, non ne aspetto più. E... però ho fatto un ordine su AliExpress di 50 euro, colpevole, e quindi sono tipo 16 articoli, quindi non vedo l'ora che arrivino e spero che arrivino tutti insieme. Allora, vi avevo detto che avevo comprato, in realtà non so se ve l'avevo detto o no, però ve lo dico ora. Allora, ho comprato delle perline, queste sono quelle vabbè, classiche, diciamo, con le lettere sopra e i buchini, e poi queste da alternarci, anche se, no, anche se secondo me sono un po' grandi forse, non lo so, vabbè, le avrò pagate 1 euro tutte e due. E perché volevo farmi una collana, perché io non porto niente fondamentalmente, solo gli anelli, e si vede. Avevo una collanina di Hello Kitty, quella che è arrivata da AliExpress, ma oggi l'ho tolta perché mi aveva fatto il collo nero, e quindi ho detto mi creo questa collanina con le perline, che almeno non mi sporca, perché io ho una pelle terribile che reagisce anche all'argento. Quindi anche tipo ad esempio questo qua, non so perché sia di AliExpress, ma non mi dà alcun fastidio. Infatti nell'ordine che ho fatto l'ho riordinato, perché ho detto comunque potrebbe scassarsi, quindi l'ho ripreso. Questo qua invece è argento, e in realtà se si guarda la mia mano, non so se si vede, ho anche tipo dei calli, perché la mia pelle si secca vicino all'argento. Vabbè, ho ordinato un paio di pantaloni che metto adesso, perché vorrei mettere domani che vado a Milano. Cioè, non vado a fare niente di che, vado con mia mamma. Ho detto, ma sì, facciamoci una giornata io e te, tu ed io a Milano. Non la registrerò perché onestamente non voglio fare il vlog o quant'altro, perché mia madre non è tipo da vlog. Però per chi mi segue su Instagram, Instagram perché TikTok non metto niente, però su Instagram sì, quindi potrete vedere le cosine che ho messo, dove andrò a mangiare, a vedere le cose, anche perché in realtà la cosa che andremo a vedere principalmente una, che non dico perché mia madre non sa nulla, le altre cose sono posti dove mangiare, cioè così, giusto per passare una giornata, ecco, un po' diversa. E nulla, è andato da Primark sperando di trovare delle cose carine da Primark. Vabbè, ho parlato troppo, vi faccio vedere intanto i pantaloni che mi misuro sopra questi, perché sono molto pigra, che dovrebbero andare benissimo perché sono la mia taglia, sicuro sono anche, sento abbastanza leggeri. Sì, ma secondo me sono perfetti perché
non sono troppo larghi. Credo di aver preso la 2XL questa volta, che è la mia taglia, infatti, 2XL, perché a volte sono troppo larghi e questi gridavano me, cioè gridavano proprio Chiara comprami, e non so perché mi siano capitati, però c'è, una volta che sono capitati cosa fai, non li prendi, e quindi li ho presi e ok, sì, sono lunghissimi palesemente. Questa è una cosa che detesto, cioè io sono quasi 1,70 m, anzi sono 1,70 m in realtà, e sono lunghi. E io so che con le scarpe saranno comunque lunghi, però non sono a vita altissima, posso spostarli un po' di più. Vabbè, domani vedrò se indossare questi che sembrano trasparenti, ma probabilmente perché c'ho... Sì, cioè sono un po' trasparenti, ma è anche perché ho l'altro pantalone sotto. E poi vi faccio vedere l'altra cosa, sperando che mi entri. Vabbè, intanto mi risiedo, perché ho voluto prendere un body. Io non porto i body mai, perché ho i fianchi molto larghi, il filo di papera non è proprio adattissimo ai body, quindi non li ho mai ordinati. Però questo, che è anche un bel materiale, cioè era molto bello, e poi ho detto, ma sì, proviamo, e l'ho ordinato in 3XL, così ho detto, magari... Se è un po' più, ma potrebbe anche essere anche questo. Facciamo una cosa, ce lo misuriamo sopra la maglietta, così vediamo un po'. E ho detto alla malparata lo faccio aggiustare e lo faccio trasformare in un in una maglietta. Allora come maglietta non sarebbe male sicuramente, cioè io ora veramente sto misurando le cose sopra le cose, vabbè. E come maglietta potrei farla tipo tagliare fino a qua, e secondo me andrebbe benissimo. Io penso che farò così, più che altro perché ovviamente questo non ce la fa, non, cioè no, non ci sta, è proprio un problema di fianchi. E nulla, questo era, e quindi questi sono i miei acquisti da Shein. Ci vediamo al prossimo video, ciao!